Ciao a tutti, come penetrare nella mente di un uomo e farlo innamorare follemente. Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Nonché iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, dobbiamo tenere presente alcune cose. Molte donne credono che facendosi penetrare da un uomo possano farlo innamorare. In realtà non è così, perché il sesso non è amore, non ha nulla a che vedere con l'amore. Quindi, se speri di conquistare un uomo attraverso l'attività sessuale, prendi delle grosse cantonate. Attraverso l'attività sessuale non fai innamorare proprio nessuno. Se vuoi far innamorare un uomo, devi utilizzare invece delle strategie diverse. Devi tenere presente che la mente umana è triadica, quindi devi andare a soddisfare tre parti del maschio fondamentalmente. La prima parte è la parte istintiva, e attraverso la parte istintiva devi generare rapidamente un'attrazione erotica, ma senza poi far consumare. Quindi, per fare questo, devi utilizzare delle tattiche, diciamo così, sensoriali, visivo-uditive, olfattive, cinestesiche, tattili, come ad esempio la kinoescalation, stabilire dei contatti casuali crescenti, tecniche visive, scoprire alcune parti del corpo senza però innescare meccanismi difensivi, senza che lui ti possa giudicare come una di quelle. E una volta che hai fatto questo, quindi lui sentirà una sorta di desiderio fisico, diciamo così, che con l'emozione e con l'amore non ha nulla a che fare, dovrai andare a stimolare invece, diciamo, la sfera logico-razionale, farti percepire come la donna giusta per lui. E per farti percepire come la donna giusta per lui, devi utilizzare appunto delle strategie che sono legate al mirroring, tecniche di PNL, di rispecchiamento, in modo tale che lui possa, diciamo, rispecchiarsi in te, possa crearsi una sorta di identificazione, ti veda come la persona giusta, quella da presentare alla mamma, quella con cui andare a vivere, quella eventualmente, se è in età fertile ancora, di farci dei figli, insomma, con queste caratteristiche. Quindi ricalco non verbale, verbale, di valori, credenze e metaprogrammi. Questi sono i ricalchi fondamentali che vanno fatti. Comunque nel canale ci sono tanti video di cui parlo di queste tecniche. In più, dopo, una volta che hai avuto accesso fondamentalmente, puoi andare a stimolare emotivamente. Se andare a stimolare emotivamente vuol dire andare a produrre dentro questa persona delle emozioni che vengono prese dai sette serbatoi fondamentali in un mix ad hoc. Questi sette serbatoi sono la paura dell'abbandono affettivo, il senso di colpa, timore del giudizio negativo degli altri e la disistima. In più c'è la paura di essere rifiutato, la paura di essere svergognato o di essere inadeguato e la paura di essere condizionato. Ecco, attraverso la comunicazione non verbale puoi cogliere qual è il giusto mix di emozioni da somministrare. A quel punto lì l'uomo perderà la testa, perché perderà il controllo. Perdere la testa significa perdere il controllo della situazione, non essere più capaci di governare a livello logico e razionale una situazione, quindi innamorarsi follemente, facendo per te delle cose che normalmente non farebbe. Ecco, questo è il modus operandi, sono le giuste strategie per far perdere la testa ad un uomo. Per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Iscriviti al canale, iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.